Sono molto orgoglioso e felice di presentare oggi la squadra che mi affiancherà. Quattro uomini e tre donne, di cui una sua vice. Sabato 22 giugno, il sindaco di Fanno, Luca Serfilippi, ha definito e annunciato, durante una conferenza stampa trasmessa in diretta su Fanno TV, i sette assessori che lo affiancheranno per i prossimi 5 anni. A Loretta Manocchi, 47 anni, prima degli eletti di Fratelli d'Italia, è stato confermato il ruolo di vice sindaco con l'attribuzione delle deleghe all'urbanistica, ambiente, gemellaggi, rapporti con le società partecipate e Città dei Bambini. Super assessorato ad Alberto Santorelli, 41 anni, della Lega, che dopo anni torna in giunta con 11 deleghe, tra cui sport, turismo, grandi eventi e manifestazioni, bilancio e pulizia amministrativa. Viabilità, traffico, decoro urbano e gestione dei consigli di quartiere li gestirà Alessio Curzi, 45 anni, della lista Fano Cambia Passo, mentre i lavori pubblici, il porto, la protezione civile e l'efficientamento energetico sono in mano a Gianluca Ilari, 41 anni, della Lega. In giunta anche Loredana Magrnino, 52 anni, di Civici Fano, nominata assessore ai servizi educativi e alla tutela degli animali, e Mauro Talamelli, di Forza Italia, a cui il neo sindaco ha affidato la difesa della costa, i servizi cimiteriali interni e demografici. Infine Lucia Tarsi, 62 anni, di Fratelli d'Italia, ha le deleghe della cultura e beni culturali, biblioteche, pari opportunità e servizi sociali. Tutti gli assessori lavoreranno al proprio mandato a tempo pieno, ha precisato Serfilippi, che ha aggiunto: abbiamo un mandato forte e chiaro dei fanesi, ci metteremo subito al lavoro per rilanciare la città. Persone giuste al posto giusto, l'ho sempre detto e questa è la mia priorità che ho portato avanti insieme alle liste in questi giorni. Abbiamo voluto premiare le preferenze che hanno preso i candidati, le competenze dei candidati, la compattezza di tutta la giunta, di tutte le liste e diciamo veramente le persone giuste al posto giusto. Il sindaco Serfilippi si è tenuto alle deleghe alla sanità, alla polizia locale, per la quale si avvarrà della collaborazione di Stefano Polegioni dell'UDC, e al personale. Ho sempre difeso il Santa Croce, tutti gli operatori sanitari, le eccellenze che abbiamo. Ho sempre detto che un sindaco si deve far portavoce della sanità, che è una tematica regionale, dal primo all'ultimo giorno, e sono sicuro che questo è quello che farò. Onestamente già da 10 giorni fa ho toccato con mano diverse problematiche del Santa Croce e silenziosamente le sto affrontando. Un'altra delega importante è quella della sicurezza e quindi la polizia locale. Ho sempre detto che per me Fano non è più una città sicura ed è, penso che non ci sia figura migliore del sindaco che può gestire in maniera sincera e trasparente e anche concreta questa delega insieme a tutte le forze dell'ordine della nostra città, che sappiamo benissimo fanno un grande lavoro, ma ci sono tante azioni che un sindaco e un'amministrazione può portare avanti. La terza delega è quella del personale. Ho sempre detto che una buona amministrazione deve avere una macchina amministrativa che funzioni, sappiamo benissimo le tante inefficienze che ci sono all'interno della macchina comunale, quindi una delle priorità mie, ma anche di tutta la giunta, sarà quella di far funzionare la macchina amministrativa senza scaricare divisioni che in passato c'erano della politica sui tecnici. È chiaro che servirà un lavoro collegiale, di squadra, e sono sicuro che ci sono una delle novità, se vogliamo, anche di questa giunta, è che di aver affidato settori interi a una persona sola, quindi a un assessore solo. Questo è fondamentale per il buon funzionamento della macchina comunale, ma anche per dare risposte in tempi rapidi ai cittadini, alle aziende e a tutti coloro che comunque hanno a che fare con l'ente locale. Prossimo importante appuntamento è per domani, martedì 25 giugno alle ore 15 con la prima giunta, mentre il Consiglio Comunale debutterà il 1 luglio alle 18.30. È ancora da stabilire a chi sarà affidata la presidenza di quest'ultimo, così come quella della Fondazione Teatro e dell'azienda di servizi alla persona.